ripartiamo immediatamente e siamo al bambino triste. Mi sembra di aver fatto poco rispetto a quello che dovevo fare oggi, ma comunque ancora nessuna domanda. Allora, affrontiamo il problema con le con le collection. E quello di cui iniziamo ad occuparci sono le liste. Quindi quello. La prima collection che guardiamo è la collection lista. Allora, come avevo detto prima, una lista è fondamentalmente la seconda versione dell'array. Una versione migliorata dell'array. Adesso reload è probabilmente una parola infelice, perché se penso a Matrix, reloaded è abbastanza bruttino rispetto al primo, però in questo caso qui noi abbiamo un array con delle potenzialità e con delle funzionalità in più. Le liste sono probabilmente in assoluto le collection più usate in Java. Voi le avete viste, le riguardiamo, abituatevi a usarle, perché le liste sono veramente uno dei mattoni fondamentali di quando si scrivono programmi in Java. Allora, se noi partiamo dagli array, come gli array, le liste mi danno la possibilità di vedere e controllare l'ordine degli elementi. Questa è una caratteristica importante. Io sono in grado di dire che un certo elemento è in un certo punto, che un certo elemento viene prima di un altro, eccetera. E possono contenere duplicati. Io posso memorizzare una serie di elementi uguali, perché in qualche modo un elemento è associato a una posizione nella lista. Nel set, nell'insieme, non lo è. E quindi non posso avere elementi uguali. Ma nella lista un elemento è associato a una posizione. Quindi, ad esempio, se io volessi fare il sacco di Babbo Natale, potrei usare una lista, perché posso contenere duplicati. Devo poter contenere duplicati. In questo caso io non posso contenere duplicati, quindi uno potrebbe dirmi: ma perché usare una lista? Non c'è nessuna ragione per usare una lista qui, tranne ragioni puramente didattiche, perché la lista è probabilmente il più semplice della Java Collection Framework, e perché l'esempio del gioco impronunciabile che tutti voi conoscete è un qualcosa che a voi viene poteva essere un punto di partenza anche per un'esercitazione. Detto questo, perché usare una lista quando io non posso avere duplicati? Probabilmente è una scelta perdente. Se io conoscessi già la Java Collection Framework, bene, non sceglierei la lista. A differenza degli array, la caratteristica fondamentale la differenza fondamentale con gli array, la caratteristica molto importante, è che si possono ingrandire dolcemente, senza che io abbia bisogno senza che io che scrivo il codice abbia bisogno di inventarmi o avere degli strani arzigogoli di programmazione. Quindi ho un qualcosa che mi dà le funzionalità di un array, e che però non devo necessariamente decidermi un numero massimo di elementi, oppure preoccuparmi, ricopiarlo, fare delle malloc, delle new, o fare qualche altro strano meccanismo. Semplicemente io ho questo oggetto, ci aggiungo elementi e lui cresce e il tutto funziona. E io posso pensare a cose più interessanti nel mio programma. Allora, guardiamo l'interfaccia della lista. Noi avremo add, remove, e sono aggiungo e tolgo un elemento. Lo aggiungo in fondo e lo rimuovo un elemento della lista. Notate che, ad esempio, add, remove è un oggetto, quindi io posso provare a rimuovere anche un oggetto di un tipo diverso dagli oggetti contenuti all'interno della mia lista. Ho quello che è l'accesso posizionale, quindi io posso dirmi: dammi l'elemento che ho a un certo indice, get, index, o metti questo elemento in questa posizione, set, index, element. Aggiungi un elemento a una certa posizione e quindi spingi giù gli altri elementi,
oppure rimuovi un certo elemento a un certo indice. E poi ho delle funzioni che mi dicono per ricercare degli oggetti, una è contents e l'altra è index of. Una mi dice se l'oggetto c'è e l'altra mi dice qual è l'indice di un oggetto. Fondamentalmente mi servono per controllare se un oggetto è già presente nella mia lista oppure no. Allora, in questo caso la bruttura della remove, in cui io dovevo scorrere l'elemento, andarlo a cercare, poi iniziare il ciclo for che aveva come primo elemento quel più più t e poi scendere giù man mano a fare tutto quanto, in questo caso qui, semplicità, basta che io gli dico remove str, io ho una stringa e la rimuovo, fine, e tutto il resto se ne occupa la Java Collection Framework. Quindi se io voglio rimuovere un elemento, basta semplicemente che io gli dica rimuovilo. Per stamparli, gli elementi, a questo punto ricordiamoci che la lista estende collection e collection ha l'iteratore, per cui anche la stampa può essere cambiata. Non è più efficiente questa nel modo più assoluto rispetto alla quella che io avevo fatto con l'array, e comunque devo scorrere tutti gli elementi per forza, però in qualche modo non ha meno dettagli, si appoggia sulla classe iteratore e probabilmente per un programmatore Java è esteticamente più bella. Per cui io inizio a farmi restituire e metto nella variabile i come iteratore, l'iteratore associato alla lista di parole, e poi finché c'è un successivo lo stampo. E questo è in due righe la stampa di tutti gli elementi. Per aggiungere gli elementi, di nuovo la riscrivo, questo mio concetto di aggiungere gli elementi, usando e basandomi su quelle che sono le funzioni che la lista mi mette a disposizione. Quindi se la mia lista di parole, quindi variabile words, non contiene la stringa str, allora la aggiungo e restituisco vero, altrimenti restituisco false. Di nuovo, sicuramente una grande pulizia del codice. Pulizia del codice vuol dire che quando devo modificarlo riesco a farlo in un tempo ragionevole. E se quando lo rileggo lo capisco, posso modificarlo. L'obiettivo di scrivere codice e di usare un linguaggio come Java è quello di capire quello che uno ha fatto quando riprende in mano il codice qualche mese o qualche anno dopo. Ci sono altri linguaggi in cui vi assicuro che questo non è fattibile. Allora, se ricordate, avevamo due tipi di lista. Io non posso istanziare una lista. Non posso dire che un certo tipo di oggetto è una lista, perché, tornando indietro di qualche slide, la lista è un'interfaccia. Quindi la lista non specifica come i metodi sono implementati. Io non posso direttamente dire che Word è una lista di parole e devo scegliere fra alcuni tipi di implementazioni della lista. E questo, se volete, è è quello che voi, come utilizzatori della Java Collection Framework, dovete essere in grado di fare, di sapere le differenze delle implementazioni senza entrare nei dettagli e capire che qualcuna ha senso e qualcuna non ha senso e qualcun'altra è equivalente. Allora, abbiamo visto che ci sono due tipi di liste. Queste due tipi di liste sono, una è la array list e l'altra è la linked list.
Notate che la scelta di una o piuttosto che di un'altra di queste implementazioni io la devo fare e la faccio semplicemente cambiando una parolina nel costruttore, perché io posso dire che words è una array list oppure words è una linked list. Il resto del codice rimane assolutamente uguale. Quindi la mia idea di dire prima controllo se c'è, poi lo aggiungo e poi lo rimuovo funziona perfettamente e sto usando delle funzioni dell'interfaccia. Quindi funziona indipendentemente da quella che io scelgo come implementazione della mia lista. Allora, una array list è fondamentalmente un array, esattamente come quello che avevamo usato. Però non è un array di puntatori. È un array in cui al suo interno io trovo tante celle, queste celle contengono un puntatore a quello che io ho come a quella che è la mia parola. Allora, fermiamoci un attimo. Proviamo a prendere Eclipse. Prima o poi partirà. Ah, questa è quella fatta col numero grosso. Ecco qui. Allora, questa è la versione fatta con l'array list. Questo è il codice che vi ho fatto vedere nelle slide, né più né meno, e possiamo mettere un breakpoint in questo punto, quando io sto inserendo. Allora, breakpoint, dovrebbe esservi chiaro che cos'è un breakpoint. È un punto in cui io fermo l'esecuzione del mio programma e posso vedere che cosa sta succedendo all'interno del programma e guardare come sono fatte le variabili e poi proseguire un passetto alla volta. Il debug è fondamentale. Programmare vuol dire fare debug. Il 10-15% del tempo si passa a scrivere nel codice e il restante 85% lo si passa a cercare di capire perché non funziona. Quindi a qualsiasi livello. Programmare vuol dire fare debug. Quindi cercate di abituarvi all'idea di fare debug, perché fondamentale per programmare. Allora, possiamo partire. Ok, Eclipse ha una perspective carina che mi permette di, fatta apposta per il debug, che mi permette di vedere le varie funzioni al loro interno, eccetera. Io in torno, oltre alla classe WordSet, ho fatto una classe estremamente semplice, che main, per provare la mia classe WordSet.
Allora, quello che fa la classe main, lo potete vedere qui, definisce un oggetto di tipo WordSet e poi legge dei dati da tastiera. Legge la tastiera finché l'utente non mette meno, perché meno una qualsiasi cosa, prova a inserirla, se non riesce a inserirla dà un messaggio di errore che la parola è già presente e poi il ciclo do while continua finché io non metto il meno. A questo punto chiudo la tastiera, tecnicismo, cosa vuol dire chiudere la tastiera? Non ce ne occupiamo. Stampo gli elementi, rimuovo l'elemento fu, che ipotizzo di aver messo, e ristampo di nuovo gli elementi. Allora, questo è un pezzo di codice buttato lì malamente che chi si occupa di ingegneria del software probabilmente chiamerebbe driver. Allora, il driver è una manciata di righe che io non posso scrivere malamente perché non ho nessuna intenzione di riutilizzare, che però mi permettono di controllare le funzionalità della mia classe. Quindi, data una classe, la classe che sto scrivendo, in cui, tra virgolette, mi sto impegnando, voglio farla carina e pulita, poi devo capire che funzioni. Se funziona oppure no. Allora, per capire se funziona oppure no, non posso mettere la mia classe all'interno del mio progetto di 150.000 righe di codice Java e poi sperare di capire se ho fatto un errore lì o da qualche altra parte. Quello che devo fare è in qualche modo controllarla a parte. Per controllarla a parte ho bisogno di costruire un minimo di infrastruttura per controllare le funzionalità. Questo è, ripeto, mal scritte, vorrei poter dire che le ho scritte male apposta, ma non è vero, le ho scritte male perché andavo di fretta, semplicemente per controllare le funzionalità della mia classe WordSet. Quindi inserisco delle parole da tastiera e poi le stampo. Prima di provare il debug, proviamo a fare run. Initializing WordSet è quello che mi compare, perché ho messo una print all'interno del mio WordSet per far vedere che ero arrivato lì. Metto le parole bar, buts, fu, whirl, le sto mettendo maiuscole, questo è sbagliato, però provo a mettere di nuovo bar e mi dice che esiste già. A questo momento metto fu minuscola e bar minuscola e finisco. E vedete che mi vengono stampate le varie parole. Qui vengono stampate le parole che ci sono, poi viene tolto fu e vengono di nuovo ristampate le parole che ci sono. E quindi vengono di nuovo stampate tutte le parole di prima meno fu. Ripeto, questo è quello che fa il main. Il main ha come unico scopo quello di verificare le funzionalità della classe. Questa idea che quando io costruisco una classe, costruisco un oggetto, poi prima di prenderla e metterla nel mio progetto, devo in qualche modo provarla e quindi costruisco un main del cavolo che mi permette di provarla velocemente e controllare che funzioni, è un concetto importante. A questo punto possiamo ritornare all'idea di vedere cosa succede effettivamente facendo debug. Allora, mettiamo un breakpoint qui, ovvero sia quando io ho inserito una parola, sto iniziando a inserire una nuova parola e eseguiamo all'interno del debug il nostro codice. Vedete, sotto è comparso Initializing WordSet, perché sono arrivato a quel punto, e io posso scrivere fu.
qui mi ricorda che quando io arrivo e mi fermo, lui mi apre la prospettiva di debug, che è una cosa che io voglio fare e gli dico di ricordarsi di farla tutte le volte. La prospettiva di debug non è altro che una serie di finestre messe in un modo che si presume possa aiutare chi sta facendo debug e non chi deve scrivere codice. Quindi vedete che io ho, ad esempio, il punto del programma in cui sono, l'elenco delle variabili, eccetera. Allora, se io guardo this, this è la classe in cui sono, io sono nella classe WordSet, la classe WordSet ha soltanto una variabile al suo interno, questa variabile è words. Words, vi ricordate che era un array list, quindi tutti i vantaggi della lista, che fondamentalmente è: posso usarla come un array, ho l'accesso posizionale, ma non devo preoccuparmi di come stai che gentile a chiudere? Se ci vado io strappo qualche filo. Ah, no, 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 avevo il microfono, pensavo che. Ok, grazie. Allora, ho l'accesso posizionale, e questo mi permette di dire qual è l'elemento numero 42, e soprattutto, ma non devo preoccuparmi del numero di elementi, perché comunque cresce per i fatti suoi, quando mi serve. Ma è rappresentata come un array all'interno. E infatti, vedete che se io vado a espandere la mia struttura, quello che io trovo è un array. Non entriamo nei dettagli, perché io non voglio entrare nei dettagli di come è fatta gli oggetti della Java Collection Framework. Non voglio entrare nei dettagli, però ho bisogno di avere qualche informazione ad alto livello. E l'informazione ad alto livello che mi serve è sapere che gli oggetti sono memorizzati all'interno di con un array. Allora, se io posso fare un passetto nel mio programma, il mio array non contiene, perché la funzione contains restituisce falso, ovviamente, e io lo aggiungo. E vedete che è comparso all'interno del mio array la stringa foo. A questo punto posso ripartire e posso inserire un'altra parola, e sarà bar, e vedete che io torno, perché si è rifermato nel punto del codice. Mi chiedo se la parola bar esiste, la risposta è no, e la inserisco. Per cui quello che sta facendo, quello che io ho all'interno come struttura dati, non è altro che un array di stringhe. Allora, andiamo avanti, mettiamoci buts, e di nuovo la inseriremo, e a questo punto mettiamo anche un breakpoint nella remove. Per mettere un breakpoint faccio un click, doppio click sulla sinistra, e quello è un punto in cui mi fermo. A questo punto vado avanti, meno, perché il meno sta a significare che ho finito l'input, ed eccomi qui nella remove. Adesso vediamo come funziona la remove. Questa è la mia stringa, questa è la mia array, la mia lista array. Quando io faccio la remove, vedete che quello che ha fatto è stato rimuovere l'elemento e copiare gli altri su, cioè esattamente quello che avevo fatto io a mano, probabilmente fatto da un professionista, probabilmente fatto da Joshua Block, che è capace di scrivere il codice pazzescamente migliore di quello che scrivo io, e quindi sarà molto più efficiente per un sacco di ragioni, ma soprattutto sono in grado di cambiarlo, portarlo, modificarlo in modo molto più agile e molto più veloce. Vi prego di notare che però concettualmente l'operazione che io ho fatto è la stessa, ovvero sia, io mi sono messo e ho preso gli elementi e li ho copiati dal basso verso l'alto per riempire il buco.
Allora, questa operazione, di nuovo, riprendiamo, ritorniamo al bambino scontento, è un'operazione brutta, è un'operazione lenta, perché immaginatevi di avere 52 milioni di record, perché state memorizzando gli abitanti d'Italia, e di dover cancellare Alfio Abate. Vuol dire che tutti quanti vengono presi e vengono rispostati su di uno. Ed è la quantità di lavoro che è necessario fare per questo può essere considerevole. Quindi, cose positive. Il codice è pulito, è bello, funziona bene, non mi devo preoccupare di quanto è grande l'array, perché comunque l'array da solo si allarga e si stringe secondo necessità, in qualche modo magico. Non mi devo togliere un elemento, lo faccio con una sola riga, togli quell'elemento, za, e lui lo toglie e va bene, però io devo sapere che sotto io ho un array e che quindi togliere un elemento è un'operazione potenzialmente pesante. A questo punto sono le 9.52, alle 10 si finisce, no? E quindi possiamo finire.